Un pratese di 93 anni che era ricoverato al Santo Stefano dopo aver contratto il Covid è la vittima numero 706 a Prato da quando è iniziata la pandemia. Si tratta di uno dei 27 decessi segnalati oggi nel consueto bollettino della regione, 17 uomini e 10 donne con un'età media di poco superiore agli 83 anni e mezzo. Come avviene spesso durante il fine settimana, si registra un aumento nei ricoveri nelle strutture sanitarie toscane, dove i pazienti Covid ricoverati sono 1.400 77, 51 in più rispetto a ieri, di cui 112 in terapia intensiva, uno in più. Riguardo ai nuovi contagi, invece, si assiste ad una brusca frenata della curva, a fronte di un'altrettanto netta diminuzione dei tamponi analizzati, anche in questo caso con l'andamento tipico della domenica. Nelle ultime 24 ore, così, i nuovi positivi a Prato sono stati 308, mentre in Toscana i contagi sono stati 4.109 su poco meno di 32.000 test. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86%, 62,7% sulle prime diagnosi. Il numero di guariti, 7.708 nella giornata di ieri, è anche oggi superiore a quello dei nuovi casi, facendo così ridurre nuovamente il totale dei positivi in Toscana, che oggi sono 2,3% in meno rispetto a ieri.